Guarda che roba, sempre guarda più, che roba. Sempre di più, Nell'episodio precedente abbiamo esaminato il piano terra della casa, sia le variazioni nei campi elettromagnetici che delle strane anomalie termiche ci hanno spinto ad esaminare il piano superiore, dove si trova il salone principale della villa. Guarda che continua a brillare. Bravo, bravo. Forza! Sì, sì. Questa è casa tua? Temperatura. La temperatura si abbassa. Non è casa sua. Fatti sentire per le scale. No. Sei per le scale? Rifatti sentire. Ma cos'era? Non so, non so pisciare. Rifallo ancora. Hai sentito? Ma forte! Sempre uno strisciare? Sì, sì. Questo? Sì. Aspetta. Sei capace? Oh santo cielo. Lì che ha camminato, eh? Sì, sì, sì. Proprio questi erano passi, ha camminato. Che pelle d'oca. Ha camminato. Ok. Qui internet. Tappala. Aspetta. Che parlano di paranormale, che alcuni ragazzi che sono venuti qua dentro a giocare a soft air hanno visto delle ombre nere. Poi ovviamente. Certo. Sì. Dopo aver sentito dei leggeri colpi, simili a passi, attorno a noi, decidiamo di accendere lo scansionatore di onde radio. Ci dite come vi chiamate? Come vi chiamate? Venite qua. Venite qua, noi siamo qua. Vieni. Dimostra la tua forza. Dove dobbiamo venire? Ci avete detto venite qua o vieni qua, dove? Siete suore? Ci ho detto? Dai, siete suore? Negli occhi. Negli occhi. Ci state guardando negli occhi? In base a quanto sentito attraverso il Ghost Ark, abbiamo notato che sulla parete di un piccolo disimpegno lì accanto vi era il disegno di due occhi. Non sappiamo se poteva o meno centrare qualcosa, visto che si trattava di un murales, ma lo abbiamo inteso come la direzione da seguire. Abbiamo quindi provato a spostarci, ma senza ottenere risultati. Prima avete detto che siete stati evocati. Evocati da chi? Ma non ci sono, eh? C'era là, attività, ma non c'è qua. Se vuoi. Riproviamo, giusto per avere una controprova. Chi sei?
Che brutto. Aspetta. Che brutto. Qua dove noi siamo adesso c'era un pianoforte? Perché la domestica è stata ritrovata, quello che dicono, con le mani appoggiate sul pianoforte. Guarda. Sgozzata. Dai, dici se questa storia è vera. È vero o no? È stata sgozzata la domestica? Brutta bastarda. Io ho capito, brutta bastarda. Oh, ci sta rispondendo? Scoprire. Perché con chi ce l'hai? Ce l'hai con la governante, con la domestica? O ce l'hai con noi? Chiesa. Io ho capito, vero. Chiesa. Quella bastarda della governante. Rosso. Quella bastarda della governante. Ti urta? Ti urta? Perché cosa faceva? Ti urta perché era una suora? Ti urta perché era una spia? Perché non stava zitta? Ti urta perché suonava il piano? Solo allora ci siamo accorti che proprio dal piccolo disimpegno di prima si accedeva alla chiesa. Allora era forse quello che volevano farci capire già prima? Ma cosa c'è scritto sul muro, Satana? Tantissimo. Mm. Ragazzi, questo piano qua, guarda! Madonna, fino al rosso. Qua c'è scritto Satana. Verso la chiesa, secondo me. Hai visto? Sì. Verso la chiesa. Non appena ci avviamo verso la chiesa, i campi elettromagnetici iniziano ad avere fortissime variazioni. Brilla tantissimo, rosso. Casa sua. Rosso puro. Porca miseria. Guarda che roba. Non ho visto una roba così, eh. Rosso fisso era. Fisso. Mamma mia. Durante la fase di montaggio e revisione di quanto registrato durante questa indagine, ci siamo accorti che da questo punto in avanti tutti i file registrati con la telecamera IR che Marco aveva in mano sono danneggiati e illeggibili. Abbiamo provato un disperato recupero, ma non è servito a nulla. Tutto il materiale di quella videocamera è andato inspiegabilmente perso. Ciò che abbiamo riscontrato in seguito ci ha fatto pensare che forse non è stato solo un semplice incidente, ma lì vi era qualcosa di talmente potente da interagire pesantemente con la videocamera. Fino a 3 secondi fa c'erano delle variazioni nei campi elettromagnetici fortissime. Quello magari... strumento lì era fino al rosso. Eh sì. Ok. Magari gli dà fastidio all'altare. Sappiamo che qua sono state profanate delle tombe.
Tra l'altro di due suore. Sì. Tra l'altro. L'unica videocamera che si è salvata è stata, caso strano, proprio quella appoggiata sull'altare della chiesa. Ed è grazie a questa che possiamo farvi capire ciò che è accaduto. Sono brilla più. Perché si sposta? Hai sentito? Grazie, silenzio. No. Una capra. Silenzio. Ora è un caprone. Una capra, ragazzi. È una capra. Non è bello. Non è bello. Non è bello. Non lo so, mi sei tranquilla. Sì, sì. Entra la porta, raga. Chiudila. No, puoi chiuderla. No, aspettate, se una capra non è. È che non mi piace la capra. Non mi piace la capra, ragazzi. Silenzio. No, a me non piace solo perché è una capra. Se questo è un demone e poi mi fa sentire il verso della capra. È una capra, Cristian. Oh, aspetta, vorrei andare a vedere. No, 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 aspetta, se andiamo a vedere andiamo tutti. No, io non voglio andare. Io non voglio venire. Aspetta, ma prendo io qualcosa. Io non voglio andare, Paolo. Devo prendere qualcosa perché se lo sto facendo. Non è neanche bello stare qua. Ma non è neanche bello andare dalla capra. La... Siamo in quattro. Non succede niente. Paolo, io non voglio andare. Intanto Debbie, poi dobbiamo uscire di qua. Non c'è niente. No, usciremo bene da dove siamo entrati, no? Io ho paura. È solo che se quella capra è quello che pensiamo io e te. Non è che bello che stiamo io e te qua da soli. Io sono in una chiesa. Ex chiesa. Mentre io e Paolo restiamo in chiesa, che all'apparenza mi dava un maggiore senso di sicurezza, Cristian e Marco sono usciti per cercare la presenza fisica di un caprone, senza ottenere però riscontro. Dove è lui? Non c'era? No. Non si sente niente. Aspettate solo un attimo. Eri tu che facevi quel verso da caprone? Starta. Allora ascolta, io dopo tutte queste cose che sono successe qua dentro, il fatto che sono state uccise delle persone, il fatto che poi dopo è di nuovo avvenuta a distanza di anni un'altra morte, che queste morti siano avvenute, che queste morti non siano avvenute, se anche fosse stato che queste morti non siano avvenute, hanno creato queste storie perché dicono che all'interno di questa casa ci sia una forza nera. Una forza nera che ha dato, ha generato queste cose orribili che sono accadute dentro. Ha portato le persone, come una Amityville, Okay. Ha portato le persone a quello che poi hanno raccontato che è successo. Ho sentito il verso di una capra. Ma era una capra quella. Era un caprone, sì. Era una capra. Questi ragazzi, le capre non dormono. Cioè, in teoria, tutti gli animali come lui. Ma è vero che non si sente più. O un predatore. Le persone si sentono. O dorme. Di nuovo. Sì, Marco. Sì. Ma non accendiamo il ghost box. Nonostante tutto, decidiamo di accendere ancora una volta il ghost box. Ah, ma ti dice, non sei tu il caprone? Ho
capito una cosa. Vai. Ave Maria. Ave Maria, se ho capito bene. Sei tu il caprone? Diccelo, se no andiamo avanti con le preghiere. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ha detto amen? Forse. Raga, io non so cosa c'è qua dentro, ma non c'è qualcosa di bello. No. Infatti, le porte sono spostate lì, non mi piace niente, è proprio brutta, eh? Raccogliamo la strumentazione e andiamo. Anche questa villa io ho paura che non è, ora capisco perché è maledetta, è proprio il muro di questa villa. Bravo. Sono in crisi di male. Bravo, esatto. Ma non c'è neanche qualcosa qua, è proprio la casa. Beh, comunque la vedi anche come è situata e dove è situata, eh? Io mi chiedo solo se è veramente così, no? Mm-hmm. Perché costruirci una chiesa? Beh, per proteggerla. Per proteggerla? Allora, la brutta bastarda era riferita a questa. Alla chiesa. Quella brutta, ragazzi. Una cosa brutta adesso è tutto il contorso. È proprio brutta, ragazzi. No. Vai. Però dobbiamo prima iniziamo. Cosa c'è? Ho sentito di nuovo strisciare. Va bene. Ma mentre eravamo qui dalla porta, si sente boom boom da sopra. Ah. Ci sta salutando. Dopo l'amen, percepito attraverso lo scansionatore di onde radio, abbiamo definitivamente deciso che era arrivato il momento di lasciare quel posto. Un così sia è stato per noi un chiaro segnale che qualcosa di davvero malvagio risiede all'interno di quelle mura. Tutti abbiamo inconsciamente associato questo luogo alla nota casa di Amityville, o forse non inconsciamente. Osservando sulla mappa, infatti, si può notare che le due ville si trovano perfettamente in asse fra di loro. Sarà forse la presenza di una linea energetica negativa a tenere uniti questi luoghi?